Primo Libro di Samuele, capitolo 17, dal verso 28. Alleluia. Gloria a Dio. Primo Libro di Samuele, capitolo 17, dal verso 28. Gloria a Dio. Eliab, suo fratello maggiore, avendo udito Davide parlare a quella gente, si accese dira contro di lui e disse: Perché sei sceso qua? A chi hai lasciato quelle poche pecore nel deserto? Io conosco il tuo orgoglio e la tua malignità del tuo cuore. Tu sei sceso qua per vedere la battaglia. Davide rispose, Che ho fatto ora? Non era che una semplice domanda. Poi allontanandosi da lui si rivolse a un altro facendo la stessa domanda e la gente gli diede la stessa risposta di prima. Le parole che Davide aveva dette furono sentite e riportate a Saul che lo fece venire. Davide disse a Saul, nessuno si perda d'animo a motivo di costui. Il tuo servo andrà e si batterà con quel filisteo. Fin qui la parola di Dio. Una storia conosciutissima, una storia che viene insegnata nelle scuole domenicali, che viene insegnata ai propri figli, ci sono stati fatti film, sono state fatte pubblicazioni, libri sulla storia di Davide. Quindi, una storia che possiamo dire chiunque conosce, dal più piccolo al più grande. Ma ci sono degli aspetti di questa storia che ogni volta che la leggiamo... Uh, esce sempre qualcosa di nuovo, no? ci sono quelle spigolature che noi vediamo all'interno della parola di Dio che ci fanno comprendere come i tempi di Davide possono essere come i nostri tempi, situazioni che si sono vissute all'interno anche delle famiglie nel, nella parola di Dio, le viviamo ancora oggi. Eliab chi era? Era il primo fratello di Davide. Era uh, quell'uomo che Samuele si trovò davanti, il primo ragazzo che Samuele si trovò davanti quando doveva ungere Davide. Ma Samuele non sapeva che era Davide. E il capitolo 16 di primo Samuele, il verso 6, uh, di, dice così: Mentre entravano, egli pensò, Samuele, vedendo Eliab, certo, l'unto del Signore è qui. Davanti a lui. Ma il Signore disse a Samuele: non badare al suo aspetto né alla sua statura. Ma Eliab in quel momento era a casa. Ora lo vediamo a combattere, o quantomeno, sul campo di battaglia, non a combattere. Era lì che ormai era eh, conosciuto da questo Filisteo, da questo Goliath. Ma Eliab molto probabilmente fratelli, da come risponde a Davide, questa cosa che Davide fosse stato unto re al suo posto, non gli è scesa, non gli è andata giù. Infatti, Davide era colui che doveva pascolare le pecore. Punto. Quando Samuele è, è entrato a casa di Isai, Davide stava pascolando le pecore. Eliab la prima cosa che gli dice a Davide dove hai lasciato le pecore. L'importanza di Eliab verso Davide era il pascolo. Basta, Davide serviva a quello, non serviva ad altro, serviva a quello. Immaginate che... E Samuele dovette dire ad Isai: Ma sono questi tutti i tuoi figli? E Isai disse: No, me ne è rimasto uno, che era Davide, che poi fu, fu unto re da Samuele. Quindi, quasi nel dimenticatoio fu messo Davide. E allora, Davide, perché si trova sul campo di battaglia? Ora non guardiamo, che noi conosciamo la storia, perché ora che conosciamo la storia, diciamo è un piano di Dio, è stato un piano di Dio la discendenza eh, di Davide, ma perché le conosciamo le cose? Ma Davide si trovava lì perché doveva portare da mangiare ai suoi fratelli. Il suo compito era quello di portare il cibo che il papà aveva preparato ai suoi fratelli. Davide non doveva né combattere. Davide non doveva né affrontare Goliath, Davide non si doveva trovare nemmeno davanti a Saul. Davide, ripeto, il suo compito era quello di portare il cibo ai suoi fratelli che dovevano sconfiggere i Filistei e nello specifico Goliath. Ma Davide quando arriva lì vede che questi uomini, quest'uomo che avanzava, Offendeva il popolo di Dio, offendeva la famiglia di Dio, offendeva i suoi fratelli. E a Davide questo non gli è sceso. Non gli andava giù che qualcuno, soprattutto che era un nemico storico del popolo di Israele, potesse offendere il Signore. E allora eh, Davide iniziò a fare qualche domanda e la domanda che faceva Davide, eh, le ha fatte un po' di questo, dice ma se sconfiggo questo Goliath, se qualcuno lo sconfigge, qual è il premio? E il premio era che il re l'avrebbe premiato, sarebbe diventato ricco e allora Davide non pensò a quello che sarebbe diventato, ma Davide pensò come fare. A sconfiggere questo filisteo. E allora Davide scende, quando ehm, Eliab sentì Davide, arriviamo al testo che abbiamo letto, che faceva queste domande, si arrabbiò. Molto probabilmente eh, perché ce l'aveva un po' con Davide, perché altrimenti non si sarebbe arrabbiato. Quella battaglia doveva finire, erano giorni e giorni che stavano lì. E invece... Eliab si arrabbiò, fratello, si arrabbiò. Avendo udito Davide parlare a quella gente, si accese d'ira contro di lui e disse: Perché sei sceso qua? A chi hai lasciato quelle poche pecore nel deserto? Guardate un po' come ci va pesante. Io conosco il tuo orgoglio e la tua malignità del tuo cuore. Tu sei sceso qua per vedere la battaglia. Ora, fratelli, dal punto di vista umano, chi è che vuole vedere una battaglia? Chi è che vuole dire ora mi vado a fare un giro mentre buttano le bombe? Cioè nessuno se non è chiamato va. Davide si trovava lì perché doveva portare da mangiare, ma Davide mentre andava i piani sono cambiati. Perché c'era un uomo che offendeva il Signore e suo fratello era geloso di lui e suo fratello era invidioso perché molto probabilmente suo fratello aveva capito che Davide poteva essere la soluzione perché qualche giorno prima era stato unto re. Anche se Saul era ancora il re, il re in carica, ma Davide era stato unto re e nel capitolo 16 vediamo che lo spirito di Dio si allontana da Saul e investe Davide. Quindi la vita di Davide sta crescendo. La vita di Davide sta prendendo una strada in salita. Fratelli, nella nostra vita non troveremo solo persone, anche a noi vicino, che ci diranno: ci diranno che è bello, grazie a Dio per quello che sei diventato, per quello che stai diventando, per come stai crescendo. A volte troveremo delle persone nella nostra vita che vorranno scoraggiare la nostra vita, che eh, evidenzieranno i nostri difetti e non i nostri pregi. Io e te non abbiamo bisogno di essere vantati, fratelli, nelle cose di Dio, scusatemi la franchezza, ma io e te abbiamo bisogno di crescere con il Signore, io e te abbiamo bisogno di vedere la gloria di Dio nella nostra vita. E nel giro di pochi giorni Davide stava vedendo la sua vita resa nelle mani di Dio. Davide non si aspettava che veniva un torre. Davide stava pascolando le sue pecore da solo, i suoi fratelli erano tutti a casa, ora i fratelli erano a combattere, erano lì per vedere come sconfiggere questo Goliath e Davide è come se fosse l'intruso. Invece no fratelli, Davide era lì perché non voleva sentire più quel filisteo che offendeva il nome del Signore. E il suo fratello inizia a dire, tu sei, un, sei malvagio, conosco il tuo orgoglio, la tua malvagità. Eh, cioè, Davide è di orgoglio, cioè, ne possiamo parlare. Saul si è, si è inorgoglito tanto e il suo orgoglio l'ha portato ad allontanarsi dal Signore. E invece Davide rispose al suo fratello, che ho fatto ora? Non era che una semplice domanda: ci saranno persone che accuseranno anche la nostra vita di quello che noi vogliamo fare per il Signore? Che ho fatto ora? Davide aveva fatto solo una domanda: non era sceso ancora in campo, non era sceso eh, sul campo di battaglia, non aveva sconfitto ancora Goliath. No, una domanda aveva fatto a volte, fratelli. Nella nostra vita incontreremo persone che non la penseranno come noi, ma noi non vogliamo che la pensino come noi. Noi vogliamo che la pensino come la pensa il Signore. Egli metterà pensieri di pace nella nostra mente. Io non so se vi è mai capitato, forse più da ragazzini capita questo, di voler somigliare a qualcuno più grande o di avere come riferimento uh, il proprio fratello, la propria sorella, il proprio papà, la propria mamma. Direi io voglio diventare così. Poi durante il percorso della vita si cambia, perché ognuno di noi è diverso, ma è ognuno di noi è qualcuno che ha sperimentato Gesù nella propria vita e ognuno di noi, tutti coloro che hanno sperimentato Gesù nella propria vita, sono fratelli, sorelle, servi, serve del Dio altissime e insieme ci completiamo. Immaginate se fossimo tutti uguali qua, dici mamma mia essere uguale come Arturo, <ride> non esiste proprio. Ognuno di noi ha il proprio carattere, ha la propria indole, ha il proprio modo di pensare, ma tutto questo serve per l'avanzamento dell'opera di Dio. Insieme io e te ci completiamo. Tu sai fare una cosa, io non so fare un'altra, un'altra non so fare un'altra, ma insieme costruiamo per portare avanti l'opera di Dio. E Davide disse a suo fratello: "Che ho fatto? Sono venuto a portarvi da mangiare. Cosa ho fatto? Quelle domande scomode, quei momenti scomodi che a volte anche la nostra vita vive. Davide poi dopo, quasi non considerando suo fratello, iniziò a, uh, a dire di nuovo uh, qual era il premio se qualcuno avesse sconfitto Goliath. Non so perché Davide chiede a tutte queste persone, forse per avere conferma, dire ma è vero quello che, Dio ha quello che il re ha promesso. E poi Davide si presenta davanti a Saul. Saul lo manda a chiamare e Davide disse a Saul, vedete se non è strana sta cosa, Davide era stato un re, Saul era il re in carica ancora. Però Davide dice a Saul, nessuno si perda d'animo a motivo di costui, il tuo servo andrà e si batterà con quel filisteo. Qual è l'anomalia? L'anomalia è che doveva essere Saul a dirlo a Davide, non Davide a Saul. Davide era un ragazzo, Saul era il re, Davide era giovane. Saul aveva pure la sua armatura forte che gliela voleva prestare a Davide, ma Davide nel suo cuore fece una scelta, quella di andare lui. E Davide disse a Saul, nessuno si perda d'animo, forse ti trovi in delle situazioni in cui ti stai perdendo d'animo in cui non riesci ad andare avanti, forse ti aspetti da qualcuno più forte, più grande di te un incoraggiamento, ma ricordati che tu puoi essere di incoraggiamento per chi ti è a fianco. Tu puoi essere di incoraggiamento da chi tu vorresti essere incoraggiato. Saul doveva incoraggiare Davide. Davide si era offerto per uh, battere Goliath. Invece fu Davide a incoraggiare Saul. Non ti preoccupare Saul. Andrò io. Non perdetevi d'animo. State tranquilli. Fratelli, noi a volte ci aspettiamo sempre dagli altri, ma noi siamo chiamati anche a dare. Noi ci dobbiamo sempre aspettare dagli altri, ma dobbiamo anche pensare che noi, che Dio ha chiamato noi, e noi possiamo essere una risorsa per i nostri fratelli, per le nostre sorelle. E noi dobbiamo continuarla a fare anche su un campo di battaglia. Davide si stava pres per presentare davanti a Goliath. E quindi Davide doveva essere incoraggiato, umanamente parlando era Davide che doveva essere incoraggiato, era Davide che doveva sentirsi dire eh, non ti perdere d'animo Davide, stai tranquillo, se Dio te l'ha messo nel cuore vai avanti, non ti preoccupare, se Dio ti ha chiamato stai tranquillo, no, Saul non ha detto nulla di tutto ciò, Saul l'unica cosa che gli ha detto prenditi la mia armatura. Ma chi ha parlato è stato Davide. Forse noi ci saremmo rimasti pure male. Avremmo detto: Ma Saul, manca una parola di incoraggiamento, mi dai l'armatura, che d'altronde è pure grande. Non mi va. cioè, tu che sei re, non riesci a darmi qualcosa di cui io ho bisogno. Nemmeno una parola di conforto, nemmeno una parola per incoraggiarmi e dire non ti preoccupare, tanto c'è l'esercito dietro. No, Saul iniziò a chiedere a chi era figlio, iniziò a dire che lavoro faceva, ma come da, Saul noi dobbiamo combattere. Noi dobbiamo intervenire, c'è questo che continua a offendere il Signore, a, uh, continua a offendere le schiere di Israele. E tu pensi da dove vengo io, a chi sono figlio, che lavoro facevo. Fratelli, in certe occasioni noi non riusciremo a trovare parole di incoraggiamento da nessuno, ma sapete da chi arrivano. Arrivo direttamente dal Signore. Chi è che ha chiamato Davide? Davide era lì per un motivo, si è trovato davanti a Goliath. Forse abbiamo iniziato la nostra vita cristiana, la nostra chiamata con il Signore in un modo, ma Dio nel tempo la vuole cambiare, la vuole trasformare la vuole far crescere e nelle prime esperienze o nelle esperienze degli anni noi voglia, abbiamo visto che eh, la nostra vita la nostra chiamata è cambiata negli anni è cambiata per la gloria di Dio è cambiata per portare avanti l'opera di Dio e non vogliamo fermarci fratelli per quello che Dio ci ha affidato noi vogliamo continuare a dire Signore dove tu mi hai chiamato io voglio stare sì Goliath può fare paura io vedo in Davide da quello che leggo un ragazzo che non ha paura ha paura Saul Saul stava a casa bello tranquillo vedo in Davide un ragazzo che dice Voglio andare, perché era sicuro che quando andava andava nel nome del Signore degli eserciti. Con le sue forze non avrebbe potuto fare niente, ma con la forza che viene dal cielo ha potuto buttare giù Goliath da solo. E mi avvio alla conclusione, fratelli. A volte ci troveremo... Da soli, sia sul campo di battaglia, ci troveremo da soli, sia con gli incoraggiamenti. Una volta un fratello mi disse: se nessuno, Quando ero giovanotto, disse, se nessuno ti incoraggia, incoraggiati da solo. <ride> Come si fa a incoraggiarti da solo? Lo disse a fratello: Sprega, leggi la Bibbia, ascolta la voce del Signore. E vedi se Dio non ti incoraggia. A volte noi vorremmo sempre che qualcuno, vai avanti, non ti preoccupare. Noi ci aspettiamo sempre queste parole. Ma tante volte, fratelli, abbiamo bisogno di, di quelle parole che vengono dal Signore e dice, guarda, stai attento, sei sul campo di battaglia. Sei tu e il nemico. Ma tra te e il nemico ci sono io. E questo è quello che deve rassicurare la nostra vita, fratelli. Questo è quello che deve raffigurare nella nostra vita Gesù. Quello che deve comparire nella nostra vita è Gesù. È il Signore degli eserciti. È colui che combatte per noi. Nessuno si perda d'animo a motivo di costui. Il tuo servo andrà e si batterà con quel Filisteo. E Saul lo incoraggiò a Davide. Saul disse a Davide: tu non puoi andare, vedete in che incoraggiamento? È il re che doveva incoraggiare. Tu non puoi andare a batterti con quel Filisteo, perché tu non sei che un ragazzo ed egli un guerriero fin dalla sua giovinezza. Ora da Saul Davide si aspettava forse che bello Davide, un ragazzo come te, un giovane come te, vuole andare a combattere il filisteo. Mi raccomando però stai attento, se Dio ti ha chiamato a fare questo però stai attento. È stato un bel incoraggiamento. Invece Saul disse, oh, sei un ragazzo, sei giovane, non andare, non è per te. Fratelli, quando Dio chiama e la sua chiamata è reale, nulla e nessuno potrà resistere a quella chiamata. Noi commetteremo degli errori perché siamo ancora su questa terra e quindi gli errori li commetteremo, ma come Davide, quando ha commesso degli errori, ad un certo punto ha detto: o Dio crea in me un cuore puro. Era il re secondo il cuore di Dio. Fratelli, secondo quello che Dio ha stabilito nella nostra vita, noi vogliamo rispondere a quello che Dio ci ha chiamato. Alziamoci in piedi e ringraziamo il Signore. Gloria a Dio. Alleluia. Fratello Federico, vuoi concludere con una preghiera? Alleluia. Alleluia Gesù. Signore, ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per la tua parola, perché essa è spirito e vita. E ogni volta che tu la mandi dal tuo cielo entra nei nostri cuori, signore: edifica, fortifica, ci dà nuove forze, signore Dio, e ci consola, signore, come hai detto tu, signore. Solamente dal cielo, solamente da te viene la vera consolazione, vengono le vere nuove forze. Signore, noi ti vogliamo ringraziare per questa parola. Che hai mandato anche oggi dal cielo e che per mezzo del tuo Santo Spirito è entrata nella nostra anima, e nei nostri cuori e nel nostro spirito. Signore, ti ringraziamo, Padre, fa che possiamo farne tesoro, Signore, che ci si possa ricordare, Signore, di questo tuo messaggio ai nostri cuori e al tuo popolo nei giorni a venire, nelle ore a venire. Signore, che possiamo non scoraggiarci ma incoraggiarci in Te. E nella tua parola, nella tua presenza, Signore. Grazie, Padre, con tutto il nostro cuore per la Tua parola, per questa riunione, Signore, per la tua presenza, Signore, e per le tue bontà, Signore, che spandi ogni volta che ci riuniamo assieme a celebrare il Tuo glorioso nome. Ti ringraziamo per ogni cosa nel nome di Gesù, nostro Dio e Salvatore, benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio. Grazie, Signore. Amen, Dio ci benedica fratelli, chi può può rimanere ai culti del 17 e delle 19. Buona domenica a tutti.